Salve a tutti, eccoci con le anticipazioni di Love is in the Air. Scopriamo insieme cosa succederà ai nostri Eda e Serkan nelle puntate che vedremo da lunedì 5 a venerdì 9 luglio. Iniziamo! A causa di Khan Karadag, il rapporto con Eda è andato in frantumi. Per questo Serkan appare triste e pensieroso. Grazie al suo amico Engin, si convince ancora di più che non può lasciarla andare via per sempre. Così decide di fare un ennesimo tentativo di riavvicinamento. Per questo compra alla Ildiz un delizioso abitino e fa in modo che venga coinvolta ancora di più nel suo lavoro. In pratica, o la va o la spacca. L'indomani Serkan va a casa di Eda con la speranza di trovarla per parlarci e risolvere tutto. Purtroppo però la giovane non è lì e le sue amiche non hanno nessuna intenzione di dirgli dove si trova. Il Bolat però non molla la presa, così prega Melo di aiutarlo. Questa si lascia convincere e gli svela che Eda si trova in un giardino nei pressi del faro. Serkan, dopo un'intensa ricerca, trova la Ildiz, che però, non appena lo vede arrivare, tenta di scappare via. Lui le supplica di ascoltarlo, ma alla fine è praticamente costretto a prendere le manette. Sì, quelle famose manette che li legarono la prima volta che si sono visti, e attaccarla a se stesso. Serkan porta Eda in un luogo lontano, uno chalet che si trova immerso nel verde. Il suo obiettivo è quello di risolvere tutti i problemi che si sono creati. Intanto Selin va da Idan e le comunica che le cose con Ferit si sono messe male. Probabilmente la relazione con il suo fidanzato rischia di andare letteralmente in frantumi. Idan si mostra dispiaciuta per quanto appreso, ma in realtà è felicissima. Sa che Serkan ha rotto con Eda e secondo lei questa per suo figlio è l'occasione giusta per tornare con la sua ex. Mentre Aifer e le sue amiche si chiedono dove sia finita, Eda passa un'intera giornata nello chalet con Serkan. Quando arriva il momento di parlare per chiarire, le cose però si complicano e i due discutono nuovamente. Eda minaccia di andar via, ma dato che fuori si sta abbattendo una brutta tempesta, è il Bolat a prendere la sua auto e a tornare a casa sua. Eda quindi rimane da sola, ma per poco, perché dopo qualche ora Serkan fa ritorno, dato che si è ricordato che nello chalet purtroppo quando piove entra l'acqua. Quando il giovane arriva però, la Ildiz lo scambia per un ladro e gli spruzza in faccia lo spray al peperoncino. Anche per questo Serkan è costretto a passare lì la notte. I due cercano una camera asciutta, ma purtroppo buona parte delle stanze da letto sono state bagnate dalla pioggia. Di asciutta ne resta solo una, che i due decidono di condividere. Ed Serkan così dormono nello stesso letto e il mattino seguente si ritrovano vicinissimi, proprio come due innamorati. La situazione in cui si trovano è da sogno, un sogno che però viene rovinato da una telefonata di Aifer, che vuole sapere cosa stia combinando sua nipote. Quando vanno via, Eda dice a Serkan che non ha cambiato idea, del resto il chiarimento vero e proprio non c'è stato e lei decide di passare con lui altre sole 24 ore, esclusivamente per lavorare al progetto dell'hotel ecologico insieme. Intanto Fifi, Yeran e Melo architettano un piano per vendicarsi di Khan Karadag. Quell'uomo ha seminato troppo odio e dolore e per questo non la può passare liscia. Dopo aver trascorso una serata speciale insieme a suo padre, Ferit ed Engin, Serkan fa ritorno a casa. E lì Seifi gli parla di Eda e gli dice che ha aiutato una persona ad esaudire il suo sogno. L'uomo passa al giovane un tablet nel quale c'è il video in cui si vede Aidan attraversare il cancello della loro abitazione ed uscire fuori, accompagnata proprio da Eda. Serkan si commuove,
ha fatto un'altra meravigliosa scoperta sul conto della sua finta fidanzata. Il ragazzo subito dopo va a parlare con sua madre, alla quale chiede di poter fare un nuovo tentativo insieme, subito. Così Aidan, aiutata da suo figlio, tenta nuovamente di varcare il cancello della sua casa, ma purtroppo questa volta non ci riesce. La donna in lacrime confessa che con Eda c'era riuscita perché lei ha qualcosa di speciale, le dona una serenità unica ed ammette tra le righe che quella ragazza le piace molto, seppur ogni tanto la fa arrabbiare. A questo punto capiamo che Aidan si comporta così da quando il suo primogenito è deceduto. Serkan le dice che da questo momento in poi le cose devono cambiare, che devono nuovamente imparare a convivere con questo grande dolore andando avanti insieme. Con gli occhi pieni di lacrime, poco dopo, Serkan telefona ad Eda e si accorda con lei per vedersi l'indomani. Il giorno seguente i due si rivedono per lavorare al progetto dell'hotel che riescono a sfilare a Khan Karadag. Le cose vanno quindi benissimo, ma intanto le 24 ore passano. Alla fine della giornata, Serkan riporta Eda a casa sua e lei gli dice che non deve cercarla mai più. Tra di loro ogni rapporto si è ormai concluso. Il giovane a quel punto chiede spiegazioni, non riesce a capire perché stia accadendo tutto questo e la ragazza gli spiega che il problema è lui, che ancora non si è scusato per averla letteralmente umiliata. I due si separano, ma il tenace Bolat non è disposto a perdere tutto. Così pensa di scrivere per Eda una lettera di scuse e di comprarle qualcosa che le possa piacere. Pensandoci su, alla fine Serkan sceglie di accantonare la lettera e di fare qualcosa di ancor più speciale. Così il giorno seguente si reca al negozio di fiori di Haifer, alla quale spiega di voler fare una sorpresa ad Eda, regalandole un mazzo di fiori. La donna però gli dà un'idea davvero particolare. Gli propone di preparare per la ragazza un terrario personalizzato. Serkan, seppur un po' dubbioso, accetta e prepara con le sue stesse mani una bellissima composizione. Eda, quando vede il regalo che il Bolat le ha preparato, resta senza parole, così decide di perdonarlo. Quando si reca da lui, tutto sembra essere tornato come una volta, ma una notizia rovina nuovamente la serenità che si è creata. Ferit e Selin si presentano in agenzia e annunciano che tra una settimana esatta si sposeranno. Serkan va nel pallone, specialmente perché sa che quando Selin si sarà sposata dovrà separarsi da Eda e così inizia a dar di matto, facendo finta di essersi arrabbiato per la notizia. Eda cerca di assecondarlo e si appresta ad aiutarlo, andando a parlare con Aidan, la quale le dà alcuni consigli. E le dirà qualcosa di anche molto bello. Ma è proprio quando si recano al quartier generale ed incontrano Celine che ad Eda viene una brillante idea. La giovane, inaspettatamente, annuncia che anche lei e il suo fidanzato hanno intenzione di sposarsi, tant'è che hanno firmato un contratto prematrimoniale. La notizia sconvolge tutti, in primis il Bolat stesso, e poi anche Aidan, alla quale viene dato l'incarico di trovare un abito nuziale per Selin e uno per Eda. Intanto Engin viene a sapere da Yeran che Serkan ed Eda non sono davvero fidanzati. L'uomo ci rimane molto male. Quando vanno a provare gli abiti da nozze, Eda coglie l'occasione per tentare di far cambiare idea a Selin sul suo matrimonio con Ferit. Le dice che Serkan in realtà è confuso e che continua a pensarla, per questo non sanno ancora quando si sposeranno. Queste parole colpiscono Selin, ma poco dopo, quando Serkan vede Eda con addosso un abito da sposa, resta a bocca aperta. Nel frattempo, Melo annuncia ad Haifer che sua nipote sta per sposarsi. La donna, in tutta risposta, ha un malore. Appena ne ha l'occasione, Engin affronta Serkan e gli dice che ha saputo tutto.
L'uomo però dice al suo amico che ha visto il modo in cui guarda Eda, per questo crede che sia innamorato di lei e non della sua ex. Serkan però tenta di sviare e gli risponde che a rigor di logica è Selin la donna perfetta per lui. Engin a quel punto gli consiglia caldamente di iniziare a seguire il suo cuore e non il suo cervello.